A seguito della crisi Covid-19, il Centro Studi Futura realizza un'inchiesta sociale dal titolo Come sono cambiate le priorità di vita a seguito della pandemia? Ho qui davanti a me Cecilia. Ciao. A seguito del coronavirus, come sono cambiate le priorità di vita nell'ambito scolastico? Sono cambiate che prima eravamo a scuola, invece ora siamo online. Cosa c'è al vertice delle tue esigenze ora? Spero che torneremo a scuola e anche se siamo a un metro di distanza saremo sempre insieme. Come posizioneresti su una scala di valori famiglia, passioni, lavori e Posizionerei prima la famiglia e poi le altre cose. hobby? Cosa hai deciso di cambiare nella tua vita che prima non andava bene? Della mia vita non ho deciso di cambiare niente, solo che con questo coronavirus mi ha legata di più con i miei compagni. Ringrazio Cecilia per aver partecipato a questa intervista. Ciao! Buonasera, a seguito della crisi post-Covid-19, il Centro Studi Futura realizza un'inchiesta sociale dal titolo Come sono cambiate le priorità di vita a seguito della pandemia? Ho qui davanti a me il signor Domenico Spinelli, uno dei proprietari delle attività commerciali di San Pietro a Maida. A seguito del virus, come sono cambiate le priorità di vita? Buonasera a tutti. Dopo questa pandemia, soprattutto per le attività commerciali, un'attività commerciale come la mia, un locale serale, è cambiata molto la dinamica di come si svolge una normale serata, anche per via del distanziamento sociale e delle altre regole che sono entrate in vigore. Ma noi, come sempre, cerchiamo di lavorare e cerchiamo di portare avanti questa attività. Cosa c'è al vertice delle tue esigenze ora? Su una scala di valori, come posizioneresti famiglia, passioni, lavoro, hobby? Guarda, al primo posto posizionerei sicuramente la famiglia, perché soprattutto dopo una pandemia capisci il valore della famiglia e delle persone che ti stanno accanto. Poi al secondo posto c'è sicuramente il lavoro, che quello bisogna cercare di portare avanti per rendere le cose migliori. E poi tutto il resto, tutti gli altri hobby, le passioni vengono dopo. Cosa hai deciso di cambiare nella tua vita che prima non andava bene? Guarda, come ti ho detto prima, di cambiare niente, però forse dare un pochettino di più importanza alla famiglia e alle persone che vuoi bene, quello sì, l'ho cambiato sicuramente. Va benissimo, ringrazio Domenico Spinelli per aver Grazie partecipato alla mia intervista. a te. Buona serata. A seguito della crisi del coronavirus, il Centro Studi Futura ha deciso di realizzare un'inchiesta sociale dal titolo Come sono cambiate le priorità di vita in seguito alla pandemia, in modo tale da raccogliere quelle che sono le idee su questo periodo da parte di diverse persone della società. Oggi raccogliamo quelle che sono le opinioni di due bambine bellissime, quali Atena e Noa. Ciao, io sono Atena. Ciao, io sono Noa. A seguito del virus, come avete trascorso questo periodo? Io l'ho passato malissimo perché non siamo potuti uscire, non siamo potuti vederci, ma l'importante è che stavamo tutti in famiglia, tutti raggruppati. E tu no? Per me è trascorso bene perché giocavo con le mie sorelline e papà non partiva mai più al lavoro perché gli volevo bene. Eppure perché lui cucinava tante cose buone al lavoro. Sì, papà lavorava lontano, ma proprio lontano. C'era la neve e faceva freddo, ma Quindi ci sono le sorelle. poi nel coronavirus è tornato. Qual è il vostro hobby? Il mio hobby è andare a danza aerea. Sì, anche a me piace tanto andare a danza aerea, ma non siamo potuti andarci ad allenare là a danza aerea perché per il fatto del coronavirus non siamo potuti andare, ma ci siamo allenati a casa. In questi mesi, invece, qual è stata la cosa bella e una cosa brutta? Noè, per te qual è stata la cosa bella? Per me è stata la cosa bella perché io stavo a casa con mio papà. La cosa brutta è che non siamo potuti andare a scuola, non siamo potuti andare a vedere i nonni, non siamo potuti andare a vedere i zii, i cugini, però papà è tornato e siamo stati felici. Ringraziamo Atena e Noa per averci raccontato tutte queste cose belle. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
A seguito della crisi Covid-19, il Centro Studi Futura ha voluto realizzare un'inchiesta sociale dal titolo Come sono cambiate le priorità di vita a seguito della pandemia. Ho qui con me il signor Carmelo. Signora. Allora, signor Carmelo, a seguito della pandemia, come sono cambiate le sue priorità di vita? Diciamo che per me non sono cambiate. Come mai? Perché io all'inizio, quando c'è stata è arrivata la pandemia, me ne sono venuto in campagna e sono rimasto qua e diciamo che per me non è cambiato niente. Beh. È solo cambiato il fatto che bisogna usare la mascherina e, come a tutti, a me dà fastidio. È una sofferenza, vero? Cosa c'è al vertice delle sue esigenze ora? La famiglia. Per me la famiglia. La famiglia è un'esigenza. Io devo essere in contatto con tutta la famiglia. Bene. Su una scala di valori come posizionereste? Famiglia, passioni, hobby, lavoro? Allora, al primo posto la famiglia. Quello senza dubbio. Al secondo posto gli hobby, perché il mio hobby è restaurare macchine, bene, auto, restaurare moto d'epoca, perciò diciamo che mi diletto a fare queste cose. Un hobby molto particolare. Bene, cosa ha deciso di cambiare nella sua vita che prima non andava bene, dopo la pandemia? Niente, io non ho cambiato niente. Rimane fiduciosa la famiglia? Sì, sempre. Bene, meglio così. Io ringrazio il signor Carmelo per aver fatto questa intervista. Grazie, grazie a lei. Arrivederci. E buona serata.